Aleksandar Atanasijević, oggi una partita sicuramente difficile perché si arrivava ad una settimana molto intensa, però poi si è vista un Perugia che è riuscito a giocare comunque con continuità, sono arrivati altri 3 punti, 9 punti in una settimana, insomma un bel bottino. Sì, è bello vincere 9 punti in una settimana. Sapevamo che Molfetta sa giocare pallavolo, hanno vinto 3-4 giorni fa contro Trento 3-0 e stasera penso che questo è il modo in cui dobbiamo giocare, perché non abbiamo sbagliato molto, abbiamo avuto una battuta buona, non corta ma con tanta efficienza, e niente, sono contento che abbiamo vinto 3-0, così abbiamo un po' più tempo per riposare perché mercoledì si gioca un'altra partita in Coppa Ceca. I tifosi di Perugia si aspettano sempre tanto da te. Oggi, anche oggi, nel primo set hai faticato un po' a trovare quei tuoi colpi d'attacco che sono caratteristici, poi dopo la distanza sei venuto fuori, insomma non c'è possibilità per gli avversari quando tu sei in attacco. Oh, vabbè. Grazie per questo complimento, per me è sempre un grande piacere giocare davanti a questi tifosi sicuramente più bravi in Italia, secondo me anche nel mondo. Niente, adesso dobbiamo essere subito concentrati alla prossima, perché ci aspetta a Modena una squadra secondo me quest'anno più forte. Senti, però sul tuo atteggiamento in campo qualcosa c'è da ridire, perché anche oggi ti abbiamo visto un po' nervoso, quel finale, quel cartellino rosso, quell'espulsione la potevi evitare. Ok, va bene, non lo so se significa qualcosa quando prendo rosso e giallo se non gioco prossima partita, penso che... Beh, può essere una squalifica. Ok, ma a me mi dispiace perché non è una cosa giusta dare cartellino se sbaglia arbitro. Veramente era evidente che Muro ha toccato la palla, non era primo errore di arbitri, va bene, succede ogni tanto, ma com'è possibile che sempre se danno cartellino a qualcuno danno a me?